Bene, allora riparto, diciamo, ottimisti ma non ingenuo, diciamo, ecco, mettiamola così, perché l'ottimismo in Italia non è molto di moda, in genere va più un atteggiamento, diciamo, tendente al distruttivo. Ecco, io penso che invece questa riflessione che noi facciamo dentro un percorso che è stato segnato da questo manifesto di Assisi, questa alleanza fra soggetti molto diversi tra di loro per costruire un'economia a misura d'uomo, è segnato da questa pandemia, possa partire innanzitutto dalla, e io evito di entrare troppo in considerazioni di carattere poi specifico e tecnico, anche perché fra quelli che parlano c'è gente con cui lavoro da tantissimo tempo e che immagino non diranno cose diverse da quelle che voglio dire io sui vari fronti aperti, dalle rinnovabili al risparmio energetico, alla prospettiva dell'idrogeno, alle politiche varie da farsi. Innanzitutto è molto importante capire che il mondo sta già cambiando. Guardiamoci negli occhi, sarebbe stato bello farlo di persona, ma chi ci avesse detto qualche anno fa che il nucleare sarebbe morto in Occidente, che il carbone sarebbe morto in Occidente. Guardate, io lo dicevo l'altro giorno, mi diverte molto il fatto che Trump, che ha fatto la sua campagna elettorale sul carbone americano, se voi andate sulla rete trovate tante manifestazioni in cui Trump parla e centinaia di persone, come succede nelle campagne elettorali americane, alzano cartelli con scritto Trump digs coal, Trump scava carbone. Ha governato mentre il carbone ha continuato a diminuire negli Stati Uniti. Hanno chiuso 50 centrali a carbone e nell'ottobre scorso tutti gli impianti di produzione di energia elettrica negli Stati Uniti, sia negli Stati repubblicani che negli Stati democratici, erano alimentati da fonti rinnovabili. E chi ci avesse detto anni fa che l'Enel sarebbe diventata la più importante utilities elettrica privata spinta sulle rinnovabili, spinta sull'azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050, sarebbe stato considerato un ottimista ingenuo, no? Invece questo è accaduto, c'è molto da fare, ci sono interessi da contrastare. A me interessa sottolineare oggi soprattutto due aspetti. Primo, l'Europa. Siamo all'indomani di un passaggio molto importante che credo sia andato veramente bene e forse può rappresentare un punto di svolta. Alcuni di noi, tu essere troppo giovane forse per ricordarlo, ricordano che 25 anni fa ci fu un altro passaggio drammatico per l'Europa. C'era Sarajevo, c'era una guerra civile, Alexander Langer cercò di far intervenire l'Europa con un'azione di polizia internazionale, con gli eserciti, per fermare i serbi che stavano bombardando Sarajevo. Parlò con Chirac, non fu ascoltato, qualche giorno dopo si suicidò per molti motivi, ma sicuramente forse questo influiva, e cominciò alcuni giorni dopo una vergogna per l'Europa, cioè il massacro di Srebrenica. 8.000 persone furono ammazzate, quelli che dovevano difenderli erano europei, erano olandesi. Io ho sempre pensato e sperato, ma non ne ho la certezza, che se ci fossero stati dei soldati italiani non avrebbero girato la testa dall'altra parte. C'era un appello che Langer portò ai leader europei, firmato da una serie di europarlamentari, che diceva l'Europa nasce o muore a Sarajevo. L'Europa non nacque a Sarajevo. Si è indebolita, forse l'Europa nasce proprio in questi giorni. La risposta alla pandemia, la scelta fortissima sul fatto di investire fortemente sul Green Deal, sul digitale, sulla sanità e sulla coesione, costruiscono un'Europa con l'anima. Questo a sua volta, secondo punto che voglio sottolineare, chiama tutti a un impegno senza alibi. Noi parliamoci con franchezza. In Italia la cultura degli alibi è fortissima, la colpa è sempre di qualcun altro. Tessa ha un impegno fortissimo anche sul piano dei comportamenti individuali, degli stili di vita, no? Però è sempre facile pensare che la colpa è di un altro.
no? La colpa dei ricchi dei della politici, cassa, delle imprese. dei migrati, delle cose, eccetera. Ecco, io penso che quanto è accaduto ieri ci toglie degli alibi. Non ci sono alibi, non ci sono alibi, e questo significa due cose. Significa uno scontro nell'economia per far prevalere questa economia che, ripeto, già c'è e può rendere più forte, come già sappiamo, perché tante indagini di Simbola lo dimostrano sulla green economy, le nostre imprese può produrre lavoro, può produrre benessere, ma anche una responsabilità di tutti gli attori. Credo che Stefano Sciafani ne parlerà, ho molto apprezzato la posizione che è stata presa da Legambiente, WWF, Greenpeace, sulla possibilità, ovviamente con intelligenza, di mettere il fotovoltaico anche a terra, di promuovere il gas, di mettere l'eolico a mare davanti alle coste della Romagna. Non possiamo più permetterci sindromi che non fanno fare nulla, perché queste danneggiano il futuro. Se posso terminare con una battuta, c'è un film che amo molto, che è Mediterraneo, di Tornatore, ha vinto anche l'Oscar, un film molto mediterraneo, molto, molto per me anche Sono giovane, ma lo conosco anch'io, ormai.